Pierluigi, Associazione Yoda, siamo finalmente qua in Mozambico dopo la parte italiana di concorso relativo al fumetto con un progetto molto interessante perché ci ha dato la possibilità sia di ospitare i nostri amici mozambicani a Bologna per il workshop di Batik e sia soprattutto di arrivare finalmente noi qui in Mozambico e condividere con gli artisti mozambicani la realtà del posto. Il workshop è andato molto bene con gli artisti del luogo e soprattutto penso sia molto interessante proporre questo interscambio culturale attraverso l'arte come mezzo di espressione e di conoscenza. Kanish Nekwani, colaborador da Associação Yoda. Estamos aqui com os nossos amigos italianos, artistas, para participar num projeto de fomento, nesse caso, banda desenhada em português. E é um projeto muito interessante e o trabalho está a andar muito bem e os alunos estão motivados. Esperamos que mais vezes isso crie uma grande inspiração para formar grandes artistas, grande amizade, grande trabalho e grande família. Nell'ambito del progetto di scambio promosso dall'Associazione Yoda e dalla provincia di Bologna, ci siamo recati a Maputo, in Mozambico, con i tre giovani artisti vincitori del concorso Perdersi A, Esplorazioni Urbane a Fumetti, per un'esperienza di scambio artistico e culturale con i giovani artisti del luogo e gli studenti della Scuola Nazionale d'Arte di Maputo. Durante questa esperienza si è tenuto un workshop di fumetto, una forma d'arte ancora poco praticata in Mozambico, al termine del quale abbiamo chiesto ai partecipanti di realizzare un breve fumetto di 8 tavole, in grado di raccontare tramite il disegno gli aspetti della realtà quotidiana del Mozambico ritenuti più rilevanti. Le opere sono state disegnate su un semplice foglio A3, che, opportunamente ripiegato, diventa un supporto estremamente pratico, economico e facilmente riproducibile, anche tramite una qualsiasi fotocopiatrice. Bilancio più che positivo di questa bellissima esperienza, il workshop è andato benissimo, mi sembra anche dai disegni e anche la nostra gita e lo scambio culturale con tutte le persone che abbiamo incontrato nei posti meravigliosi ha funzionato tanto. Forse la prova migliore è questo bellissimo disegno. Gilberto, quero dizer alguma coisa sobre os seus desenhos? Sim, eu quero primeiro agradecer a oportunidade que eu tive de estar a participar nesse workshop e falar também dos meus trabalhos, dizer que epa, essa minha banda desenhada, tento retratar, essa ilustração, tento falar da vida na cidade, que todos nós, moçambicanos, quando acordamos de manhã, sempre a tendência é de irmos à cidade, olharmos a cidade como o ponto de encontro.
Obrigado, no, è bellissimo perché come molti disegni anche dei ragazzi che hanno partecipato al workshop, anche questo di Gilberto racconta la differenza proprio tra la vita nel campo e la vita in città. Molti altri disegni erano incentrati sul lavoro nei campi, la donna, andare a raccogliere l'acqua, il miglio e quindi come dire quanto è duro vivere appunto nel campo anche oggi in Mozambico, e invece questo Gilberto, come lui dice appunto, rappresenta l'altra parte del Mozambico, la città, e quindi è un giro in bicicletta attraverso i palazzi e tutto quello che succede quotidianamente, ed è lui che va alla scoperta di tutto ciò.